È stata presentata in una gremita sala convegni dell'Hotel Guglielmo di Catanzaro la lista Catanzaro da vivere, che sosterrà la candidatura di Sergio Abramo a sindaco di Catanzaro. Ad aprire l'incontro è stato il leader del movimento, l'assessore regionale Piero Aiello, il quale, ribadendo la volontà di proseguire sulla strada della trasparenza e della dignità dell'azione politica intrapresa, già in occasione delle precedenti tornate elettorali, ha evidenziato come tutto il centrodestra si sia ripresentato coeso e compatto per l'appuntamento con le amministrative. Alla presentazione hanno portato i propri saluti anche il presidente della provincia e coordinatore provinciale del PDL, Vanda Ferro, l'assessore regionale Domenico Tallini, gli onorevoli Claudio Parente e Mario Magno, i quali hanno affermato che aggregazioni come quelle di Catanzaro da vivere rappresentano un valore aggiunto per la politica calabrese nel percorso di continuità, alimentandosi attorno ad un progetto importante che vede in Sergio Abramo una guida autorevole, capace di tradurre in termini concreti gli obiettivi programmatici per il rilancio del capoluogo. Lo stesso candidato a sindaco ha ribadito che è necessario aprire un tavolo di concertazione con la regione per riappropriarci della funzione di capoluogo e rompere le barriere del campanilismo, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalla programmazione europea. Il nostro futuro appartiene ai giovani, ha detto, e dobbiamo lavorare per avviare un progetto di sviluppo serio per il territorio.